questo premio per me significa due cose importantissime. Una, che il lavoro fatto come missionari, ma con tutta la realtà laica, anche piemontese, no? Ma non solo, un po' di amici d'Italia, anche di Napoli, eccetera, che ci hanno aiutato a fare l'ospedale, a gestirlo con due sale operatorie, vuol dire che c'è un cammino tra l'Europa e l'Africa che è positivo. Ecco, questo è un segno e questo viene premiato. Ma viene premiata anche la mia scelta sociale di fronte a quello che è la spinta di Papa Francesco, che dice a noi missionari e noi sacerdoti: uscite, andate in mezzo alla gente con i problemi della gente. Il premio che riceviamo va a un progetto molto specifico, che è per i pescatori delle isole di Fogo e di Brava. Pescatori oggi pescano come 50 anni fa. Io sono arrivato in Capo Verde nel 65 e oggi continuano a pescare così. E questo non è più possibile per la sicurezza della loro vita in mare e anche per sviluppare, no, la loro possibilità di pesca, di conservazione del pesce e distribuzione del pesce tra le isole, soprattutto dove ci sono i villaggi turistici. Noi dobbiamo aiutare questo paese a offrire non solo il proprio territorio, la propria bellezza, il proprio ambiente, ma anche i propri prodotti.